Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Simona Ventura racconta il momento drammatico della sua vita, le parole lasciano di stucco e fanno venire la pelle d'oca. Scopriamole. Non servono presentazioni per Simona Ventura, la conduttrice di Rai 2 che oltre al grande successo con il suo programma del weekend, ha di recente concluso la partecipazione a Ballando con le Stelle, la stessa che in coppia con Samuel Peron, le ha permesso di piazzarsi al secondo posto. Eppure, il motivo per cui finisce al centro dell'attenzione, ha a che fare con qualcosa di completamente diverso, una confessione che lei stessa ha rivelato e che in un certo senso, porta alla luce, un dolore del suo passato che anche con il tempo ha lasciato dentro di lei una ferita importante. Le sue parole non lasciano spazio a nessun tipo di dubbio e fanno venire la pelle d'oca. Ma entriamo nel vivo della questione e scopriamo che cosa ha raccontato di preciso. Simona Ventura, tanti dolori e fallimenti nella mia vita. Insomma, le cose stanno davvero così, Simona Ventura non ha potuto fare a meno di rivelare quello che a tutti gli effetti è stato un momento drammatico per la sua vita. La conduttrice, con la solita schiettezza che da sempre la contraddistingue, ha parlato a cuore aperto. Ho subito dei dolori, dei fallimenti come la separazione, ha ammesso a Ballando con le Stelle, e ancora, poi sono susseguiti anni frenetici, crescere i figli, alla fine poi ero infelice, ovviamente al di là dei bambini. Tu non te ne accorgi, ma è come se entrassi nella tela di un ragno. C'era la solitudine che scava intorno a te e ti senti sola. Ovviamente, sempre nella trasmissione di Rai 1, non ha potuto fare a meno di ricordare il momento drammatico, dovuto all'aggressione subita dal figlio Niccolò, un momento di transizione che ha cambiato la sua vita per sempre e che da un certo punto di vista le ha dato lo scossone che serviva per cambiare rotta. Dal punto di vista umano sono stata molto in difficoltà. Non riesci ad uscire da quella situazione. Poi tocchi il fondo e rinasci grazie ad un evento che è stato quanto accaduto a mio figlio. Quello è stato difficile da vivere, però l'ho vissuto come un gran miracolo. Lì ho capito che dovevo cambiare tutto e ce l'ho fatta, ha infine concluso. E alla conta dei fatti, pare esserci riuscita anche nel modo giusto.